Oggi analizzerò il curling e vi mostrerò l'allenamento per una spazzata potente. Io, Bing Duen Duen, il panda gigante, mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, vi spieghiamo che in questo sport le squadre usano scope e scarpe appositamente progettate per far scivolare delle pietre di granito sul ghiaccio verso un bersaglio. PS, il torneo di curling delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che inizierà il 4 febbraio, si svolgerà al Centro Nazionale Acquatico Beijing, noto anche come The Ice Cube, con una capacità di 4.000 spettatori. Dopo le Olimpiadi, l'impianto continuerà ad alternare la stagione del nuoto e quella degli sport invernali. In primavera, estate e autunno sarà utilizzato per gli sport acquatici, mentre in inverno per le discipline sul ghiaccio, diventando un modello di riuso sostenibile per le sedie olimpiche. Allora ecco il workout per allenarsi a questo sport. Iniziamo allenando il core. Il mountain climber, il segreto per una spazzata potente, risiede nel nucleo e nella sua capacità di mantenere la stabilità durante il movimento. Se il tuo core non è abbastanza forte da sostenerti mentre scivoli o scendi dal ghiaccio, non sarai in grado di entrare e mantenere la corretta posizione di spazzata. Il mountain climbers su panca con apertura laterale della gamba. E adesso passiamo all'allenamento dei dorsali. Gli affondi ad una gamba laterale o frontali rafforzano e aiutano a mettere a punto i muscoli della parte inferiore del corpo per il controllo del peso, migliorando così la tecnica di lancio. Anche questa puntata di Informa con Federica Torti si è conclusa, ma tra pochissimo ne avremo un'altra!